Benvenuti a Torino Web News. Oggi ci troviamo al Borgo Medievale del Parco del Valentino, che propone in questi giorni una mostra dedicata ai ricetti del Piemonte, un'antica forma di rifugio e fortificazione molto diffusa nel corso del Medioevo. Ancora oggi, come nel 1884, si accede al Borgo Medievale attraversando il ponte levatoio e la porta al di sotto della torre fortificata, ma pochi sanno che questa torre è stata in realtà ricalcata sul modello di quella appartenente a un ricetto presente ad Oglianico nel Basso Canavese, e proprio da questa suggestione si è partiti per allestire la mostra che oggi visitiamo insieme. Realizzata in collaborazione con l'Università di Torino, ha l'intento di far conoscere l'idea di ricetto e di fortificazione, ma anche al contempo di far conoscere la diffusione sul territorio piemontese di questa forma architettonica. Uno dei punti fondamentali del borgo, l'accesso al borgo da sempre, è una torre porta tratta dal ricetto di Oglianico, che è un piccolo paese del torinese, e quindi si può dire che tutti quelli che sono entrati al borgo sono entrati nel nostro villaggio medievale attraverso la torre di un ricetto. Abbiamo voluto qui dedicare l'attenzione a queste particolari strutture abitative e difensive molto diffuse in tutto il Piemonte, con una piccola mostra a ingresso libero, che è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 nella piccola sala mostra nella chiesetta del borgo. In questa esposizione noi vogliamo spiegare cosa sono i ricetti, perché sono importanti, come si sono sviluppati nel corso di tutto il Medioevo, quindi diciamo prima dell'anno 1000 fino al 1500, e spieghiamo anche la nostra torre porta del nostro piccolo ricetto, cioè quella appunto che arriva da Oglianico. In mostra ci sono armi, riproduzione di armi d'epoca, alcuni disegni originali di D'Andrade e dei suoi amici che hanno costruito il borgo, tratti dall'archivio immagini della GAM, dei Musei Civici, ed è una mostra molto molto interessante, anche se un tema particolarmente complesso che cerchiamo di spiegare nella maniera più semplice possibile. E vediamo adesso insieme quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. Fino al 30 settembre la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea propone la mostra Il precipizio sopra le nuvole di Fang Liun, un'esposizione d'impatto che restituisce la ricchezza e l'inventiva di uno dei principali esponenti del realismo cinico, corrente sviluppatasi in Cina nel corso degli anni 90 e concentrata sull'analisi della storia sociopolitica cinese nel corso del Novecento. Passiamo alla musica, continua alla Basilica di Superga il Festival Six Ways, dedicato alla chitarristica internazionale. Il 3 luglio alle ore 21:15 è la volta di Giorgio Signorile, chitarrista cuneese nato nel 62, che ha iniziato a studiare chitarra al conservatorio locale, diplomandosi nell'86 con il massimo dei voti. Ha studiato con Beto Davezzacchi e compone lui stesso le opere per il suo strumento. La sua musica è influenzata da viaggi e incontri con culture lontane. E altro appuntamento è quello con il K Future Festival al Parco Dora il 30 giugno dalle ore 12 a mezzanotte, la migliore musica contemporanea del mondo. Ci saranno le esibizioni di Deadmau5, Fatboy Slim, Carl Cox, John Digweed, Mattias Tansman, David Squillace, Agoria, MDCE e molti altri ancora, ma l'appuntamento più importante della settimana è sicuramente quello con gli MTV Days il 29 e il 30 giugno in Piazza Castello. Il 29 giugno si esibiranno i Litfiba, Club Dogo, Nina Zilli, Ema, Fedez, Giulia Lenti e Bianco, mentre il 30 giugno sarà la volta di Benny Benassi, Negrita, Giorgia, Marco Mengoni, Emi Schilla, Il Cile e Ike as the Jiggles. E anche per questa puntata è tutto, ringraziamo il Borgo Medievale per averci ospitato, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.